Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video voglio mostrarti come studiare a comando anche quando non hai voglia e sei molto 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 stanco. Se non mi conosci, io ho creato insieme all'altro ragazzo con la giacca rossa che vedrai in altri video, se ne vedrai di altri o hai già visto, è perché è la prima volta, non è la prima volta che vedi un nostro video, Nicola Guarino si chiama, il sistema Laurearsi Lavorando, che è una metodologia, una procedura, una ricetta che se tu segui puoi dare tanti esami con voti alti, anche se ad oggi non ci riesci, grazie ad un sistema appunto che ti permetterà di farlo. Un sistema oggettivo, non si basa su talenti, predisposizioni naturali nello studio, tutte cazzate. Cioè, un sistema che tu, come una ricetta, nessuno, non ci vuole una predisposizione per preparare una torta di riso, se ogni passo è spiegato passo passo con gli ingredienti, eccetera, eccetera. Ora, lasciando stare questo, andiamo al fulcro del concetto del video. Come puoi studiare a comando anche quando non hai voglia, sei molto molto frustrato, stanco, eccetera, eccetera? Devi ragionare su un concetto. Io e Nicola abbiamo creato un videocorso che si chiama Sessione col Botto. È un videocorso che insegna agli studenti universitari come preparare due o più esami contemporaneamente a sessione, superandoli con voti alti. All'interno di quel videocorso sveliamo un concetto, un principio molto importante che si chiama iceberg dei risultati. L'iceberg dei risultati è un concetto di nostra invenzione, perché è legato in realtà a due diversi concetti, iceberg e risultati. Perché iceberg? Partiamo dal principio. Iceberg perché, come ogni iceberg, un iceberg come è formato, c'è una parte visibile e il 90% in realtà della montagna di ghiaccio, che è l'iceberg, si trova al di sotto diciamo, del pelo dell'acqua, quindi non si vede sostanzialmente. Ma la stragrande maggioranza della montagna si sviluppa proprio al di sotto, quindi non si vede. Tu da fuori, diciamo, la reputeresti magari una montagnetta di qualche cazzo di metro, ma in realtà, magari sotto il pelo dell'acqua ci sono chilometri e chilometri di ghiaccio che si estendono. Ora, iceberg dei risultati perché? Perché ogni risultato in realtà è come se fosse un iceberg, funziona come un iceberg. Quando tu vuoi ottenere un risultato che sia anche magari dimagrire 20 kg, la gente da fuori vede magari alla fine della dieta la bilancia. Tu ti metti sulla bilancia, pesi 20 kg, wow, ho perso 20 kg, peso 20 kg in meno, ma non vede tutto quello che tu hai dovuto fare per dimagrire quei 20 kg, tutti gli sforzi necessari, la dieta e il regime alimentare che hai dovuto seguire, l'esercizio fisico che hai dovuto fare per riuscire a arrivare a quell'obiettivo. Per gli esami universitari è la stessa identica cosa. Molti studenti lavoratori e non in realtà, in generale, molti studenti universitari, cosa fanno? Superano due o più esami contemporaneamente. La parte visibile ancora ancora è il fatto che tu li prepari quegli esami, quindi magari tua madre o le persone che vivono ogni giorno con te vedono che tu comunque ogni giorno ti metti lì sui libri. Ma la parte nascosta, cioè i sacrifici, le rinunce, i sogni e le cose che tu metti da parte, in realtà le sai solo tu. Solo tu sai tutti i sacrifici effettivamente che hai dovuto subire, tutte le sensazioni negative che hai dovuto attraversare, studiando magari e crollando sui libri fino all'una di notte per cercare di assimilare i concetti che avresti dovuto sapere in vista dell'esame. E quindi tutta la parte nascosta in realtà non la vedi. Ecco, la parte nascosta in realtà si può sintetizzare in tre R nascoste. Queste tre R nascoste in realtà stanno per ragione, regolamento e rispetto. Che significano? Ogni volta che tu prepari due o più esami contemporaneamente, in realtà lo fai per qualcosa. Tu non sei uno studente universitario casuale, cioè sei uno studente lavoratore e hai deciso volontariamente di studiare e lavorare contemporaneamente. Probabilmente l'hai fatto perché volevi essere indipendente, perché magari volevi aiutare la famiglia, quindi portare un reddito in più alla famiglia, perché magari ne hai una tua, quindi hai delle responsabilità che ti portano a dover lavorare e studiare contemporaneamente. Però sei una persona molto ambiziosa, caparbia, perché soltanto uno studente, cioè soltanto uno con i coglioni quadrati inizia a studiare e lavorare contemporaneamente, cioè, no, cioè ci vogliono i coglioni per fare questo tipo di lavoro. E quindi hai una forte ragione che ti spinge, hai una motivazione molto molto molto, diciamo, forte, anche se in alcuni momenti credi di non avercela più, che venga meno, in realtà questa ragione esiste. E se tu la guardi, la vai a studiare nel profondo, la vai ad analizzare, c'è sempre ed è sempre stata lì. Solo
Solo che in alcuni momenti, magari quando ti senti più frustrato, quando ti senti più stanco, la perdi di vista. Ecco, la prima cosa che devi fare se tu vuoi studiare a comando, anche quando non hai voglia, è prendere in considerazione sempre, costantemente, la ragione per cui tu l'hai fatto. Perché tu stai studiando e lavorando contemporaneamente? Qual è stato il motivo che ti ha spinto a farlo? Qual è il motivo per cui tu vuoi laurearti? Vuoi ottenere una qualifica professionale superiore, vuoi ottenere un lavoro migliore, vuoi migliorare la tua cultura, vuoi migliorare il tuo status, vuoi che gli altri ti riconoscano il merito che hai e che la persona che sei, vuoi che gli altri riconoscano il tuo valore e ti rispettino per quello che sei. Perfetto, quella è la tua ragione. Al secondo posto c'è il regolamento. Io non posso studiare e lavorare contemporaneamente e dare tanti esami con voti alti, quindi laureandomi velocemente con voti alti, se non ho delle regole. Io non posso andare, ad esempio, a letto all'una di notte e svegliarmi alle 5 e farlo per tutti i giorni. Posso farlo una volta, occasionalmente, ok, ma non posso farlo tutti i giorni. Devo avere delle regole ben precise, devo avere un regime, tra virgolette, di vita che sia sempre uguale, una disciplina che mi permetta di garantire il risultato, cioè di superare esami con voti alti, di dare tanti esami a sessione. Devo avere quindi un regolamento, una serie, un insieme di regole che sono stabili e che io devo sempre rispettare. Terza R è appunto il rispetto. Molti studenti lavoratori hanno la ragione, cioè hanno la motivazione per riuscire a laurearsi velocemente con voti alti, hanno anche il regolamento, sanno quali sono le regole che li porterebbero ad ottenere quel risultato, ma si perdono nell'applicazione, si perdono in un bicchiere d'acqua. Non riescono ad essere rigidi sulla disciplina, magari scendono a compromessi, magari il loro partner si lamenta, ma non ci vediamo mai! I loro amici si lamentano che non si vedono mai, che fine hanno fatto, ma non ci calcoli più, non ci vuoi più bene, ma la nostra amicizia è andata a finire, e tu che fai? Scendi a compromessi. Scendi a compromessi, esci con loro, fai le notti brave, fai le ore piccole la mattina, poi la mattina non puoi svegliarti, non puoi studiare, saltano una giornata, saltano 2 giornate, sei tutto rincoglionito, ti senti frustrato e ti senti in colpa con te stesso perché non hai adempiuto a quell'impegno che era lo studio e quindi questo fa crollare tutto. Quindi, come devi fare a studiare a comando, anche quando non hai voglia, segui queste 3 R nascoste. La ragione prima di tutto, trova la motivazione per cui tu hai iniziato a studiare e lavorare contemporaneamente e perché vuoi laurearti. Poi, datti delle regole, cioè stabilisci una disciplina che ti permette di ottenere quel risultato e rispetta questa disciplina, rispetta queste regole. Perché se tu non applichi queste 3 R nascoste, cadi nel baratro, ma se lo fai, riuscirai ad ottenere risultati che neanche immagini e che ad oggi ai tuoi occhi ti risultano impossibili. Questa è soltanto una piccola parte però del videocorso sessione col botto che è contenuto, ti ricordo, all'interno, come dicevo prima, di un sistema più grande che è laurearsi lavorando. Qui sotto a questo video troverai tutte le informazioni per accedere a laurearsi lavorando e ti dirò di più, ho preparato un videocorso gratuito di 3 video in cui io e Nicola, l'altro ragazzo con la giacca rossa, ti mostriamo i 3 segreti che ci hanno permesso di laurearci velocemente con voti alti. È un videocorso gratuito. Semplicemente ti basta cliccare qui sotto, lasciarmi la tua migliore email in modo tale che io possa inviarti una mail personalmente con il link per poter vedere questo videocorso. Sono 3 video gratuiti, quindi guardali, anzi ci sono 4, però insomma poi non ti voglio anticipare nulla. Guarda questi 3 video, capirai assolutamente tutti gli errori che fai. Ci sono un sacco di strumenti che potrai applicare fin da quando finisci di vedere il videocorso. E io ti saluto e ti auguro il meglio di questo mondo. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!